grazie di essere venuti, anche perché hanno fatto fatica e noi dobbiamo godere e ringraziarle della fatica che hanno fatto. Sono sempre attrici per caso, ma per caso sono attrici, vuol dire che sanno recitare. Dunque, prima di lasciare la parola all'Ada, volevo spiegarvi un attimo la finalità per cui uscendo, qui non c'è, scusa, soddisfatti, rimborsati, quelle robe lì che vabbè io non vado, quindi non so, qui si è di sicuro soddisfatti. Avete visto magari che c'è un piccolo salvadanaio, perché vogliamo sempre dare una finalità di solidarietà a questo spettacolo che le nostre mamme attrici ci propongono, una domenica in famiglia. La finalità quest'anno è proprio per una casa famiglia dove vive appunto Matteo e l'Eleonora. Adesso loro sono diventati proprio responsabili di questa casa dell'associazione Papa Giovanni XXIII a Curtatone. Tra l'altro fra un po' faranno anche un trasloco, perché il parroco li porta in una casa parrocchiale delle quattro che ha, in cui non abita nessuno, quindi hanno bisogno di essere un po' sostenuti, in particolare perché, avendo accolto già dei ragazzi, vogliono comprare una macchina un po' grande a 7 posti. Quindi tutto quello che raccogliamo anche questa sera va per questa opera di solidarietà. Un applauso ancora alle mamme e alla regista. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro annuale appuntamento per la festa della mamma. Quest'anno con una commedia di Valerio Di Piramo, Una domenica in famiglia. È una commedia comica che scaturisce dalla diversità di due famiglie che si contendono un'eredità lasciata da una zia defunta. E quindi preparatevi ad una girandola di risate, soprattutto quando queste due famiglie si incontrano, per la diversità delle due famiglie, la famiglia di Mario, professore di italiano, e la famiglia di Virgilio, i cui componenti sono rozzi, analfabeti e parlano un dialetto incomprensibile. Ma la vera sorpresa sarà la zia defunta per quel suo particolare modo di vestire. Vedo che siete intervenute abbastanza numerose. Ciò mi fa piacere, vuol dire che gradite questo evento e gradite anche lo spettacolo, ma lo spettacolo c'è e vive per la vostra presenza, per cui grazie veramente di cuore. Sono sicura che vi divertirete e troverete questa commedia davvero irresistibile. Adesso spegnete i telefonini e grazie a Don Maurilio, a Ivano e a Marco e a tutti voi. Buona serata, buon applauso. Vuoi che non sappia dove è la grattugia? Boh. È sempre stata lì nel mobile.
grattato un pezzo di formaggio e vita. Oh, lo so e basta. Io del resto non grattugio formaggio. Io insegno. Insomma, cosa vorresti dire? Va bene, Mario, mi dici? Va bene. Volevo dire che io insegno. E allora? E allora, insomma, e basta, con questi sempre rimproveri che mi fai. Ma sei sempre. Voi due non fate altro che litigare. È la tua mamma che mi manda fuori dai gangheri. Su, via, state buoni, non litigate, dai. Suocera, mettiamo una cosa in chiaro. Lei qui è un ospite. Bene. Io qui sono il capo famiglia e in questa casa faccio quello che voglio, quando e come mi pare, senza il suo consenso. Chiaro? Mario, ma adesso cosa c'entra la mamma? Oh, la mia suocera c'entra sempre. Dai, dai. E adesso siete tutti pregati per piacere di fare silenzio, perché io ho da correggere tutti questi compiti in classe, bene? Insomma, insegnare richiede una certa responsabilità, non credi, Maria? Anche avere una famiglia richiede la responsabilità, non credi? E poi voglio stare qui, a correggere i compiti, chiaro? E no, puoi andare anche nello studio, così? Perché devo andare nello studio? Io potrò fare in questa casa quello che voglio, sì o no? Papà, a proposito, ma ti sei già dimenticato oggi che giorno è? È l'11 aprile 1998 e per noi è una data molto speciale. Brava Laura, è vero, sono 10 anni che viviamo in questa casa. E allora via questi musiluchi e festeggiamo una volta buona. Dai, dai, va bene, io poi chiamo. Va bene, dai. Allora, se io adesso vado a vedere se trovo questa benedetta. Grazie. Fermi. Avete visto che bel quadretto di famiglia? C'è Mario, il capofamiglia, che è convinto di comandare su tutto e su tutti. La moglie Maria, che come tutte le donne di casa, riesce a far fare al marito tutto quello che vuole senza che lui se ne accorga. La figlia Laura, studentessa universitaria, con una grande passione per il teatro. Infine, la suocera di Mario, mai sposata, con quell'unico peccatuccio sulla coscienza di nome Maria. Ma non le si può dare torto di nulla, povera Armida. Quando successe il fatto, circa 40 anni fa, erano tempi duri di polette e castagne, quando cercare un po' di calore umano era necessario alla sopravvivenza. E allora era facile andare a scaldarsi in due e tornare in tre. Quella sera a Roma successe proprio così. Mentre passeggiava vicino al Colosseo, si avvicinò un bel giovane e successe l'irreparabile. Non lo rivide mai più. Non seppe mai nemmeno il suo nome. Lei lo chiamò Bach per via della toccata e fuga. E da allora ascolta solo musica classica. Poi nacque Maria e Armida si rimboccò le maniche, la tirò su da sola, le fece da padre e da madre. Insomma, questa è proprio una bella famiglia. Forse c'è qualche battibecco di troppo, ma insomma, una famiglia senza qualche battibecco, che famiglia è? Magari ci vorrebbe anche un dolce. Fermi, non mi sembra di aver detto di aver finito. Ecco, questo stato di letizia, serenità, festeggiamenti sta per essere alterato dall'imponderabile. Eh sì, chi di voi nella vita non ha mai assaporato l'imponderabile? Quella cosa che capita almeno una volta nella vita, bella o brutta che sia, che ti lascia senza fiato. Insomma, il sale dell'esistenza stessa, l'imprevisto che cambia le cose
e ti permette di variare non solo la nostra monotona e noiosa esistenza, ma anche quella di chi ci sta attorno. Certo, non è una cosa che piace ai pantofolai o tradizionalisti, ma che diamine, una botta di vita prima o poi ci vuole a tutti. Ecco, ora potete riprendere. Dove eravamo rimasti? Ah sì, al dolce. Magari ci vorrebbe anche un dolce. Ma non l'avevi già detto che ci vorrebbe anche un dolce? Che cosa? Ma tu maneggi. No, no, hai detto prima che ci vorrebbe il dolce. Mamma, insomma, questo dolce c'è o no? Ma figurati se la tua mamma si dimentica di una ricorrenza così importante. Certo che il dolce l'ho comprato. Ma io? Hai preso quello con la crema? Eh certo, proprio quello con la crema. Quello che piace a voi. A proposito, l'hai comprato lo spumante? Lo spumante? Che spumante? Adesso non dirmi che ti sei dimenticato di comprare lo spumante. E sì che ha detto che lo compravi stamani quando tornavi dal lavoro. Mamma, ma ti sei già dimenticata che oggi è sabato e è il giorno libero di papà da scuola? Ecco perché me lo sono dimenticato. Però stamattina sei uscito lo stesso e ti ci voleva tanto andare a comprare lo spumante? Accidenti alla mia testa e me ne sono dimenticato. Del resto, sai, correggere tutti questi compiti richiede anche una certa responsabilità. Non pensi, Maria? E sì che penso che ci vuole la responsabilità, anche per la tua famiglia devi avere responsabilità. Maria, stai facendo la paternale? Certo, se non fai quello che devi fare, la paternale è inevitabile. Ma la grattugia, a proposito, è saltata fuori. Segnata per tutta la vita da quel nome. Perché?
Domenica ha un bel nome. Non è il nome che non è bello, è il cognome che la fregava. Il cognome? Laura, sveglia. Come facciamo noi di cognome? Piazza, e con questo? Sai, la zia prima, quando sposò lo zio Antonio Piazza, come faceva? Prima di quello, come faceva di cognome da ragazza? Non lo so, me la lavo. Thank you.
là. Ciao, cuore, che ti chiamo! Come non è casa mia? Come sei? Oh mamma mia! Maria!
siete stati a Maluro, che cadete in altino e che ora sei sul trespolone. Avergino, ma devo dire come è la volta che gli pensi col forte mal di pancia? No, però fu due anni passati quando aveva mangi borlotti la sera scorsa. Ricordo tutto. Che li costi all'uccelletto come li cocea la buon'anima di Domenica. Domenica! Domenica! Ma la suocera dov'è? Dove è andata Mida? Non la chiedo. Mida, vieni. Eccola la mamma. Ecco. Già grattato anche il formaggio. Suocera. Ehi. Perché questa gente? Io non lo so, mamma. Sì. E
Virgilio come il padre della nostra madrelingua. Insomma, l'ebbe detto? 3 giorni scorsi quando avrebbe letto il foglio. Guarda che una cosa lo ci pensa simile. Ma porca! Io! Loca! Parla di la cittadina. Ma quale? Ma quale foglio di grazia? Non è di grazia! Il foglio è di me medesimo! E poi cosa c'entrano? Quale foglio? Il foglio ereditiero. Io, Laura, io non capisco più nulla. Ah, tu non capisci? No. Eppure si parla della stessa lingua italiana. Il foglio che ritrovate nella soffitta nella casa dove vivete zia Domenica. Domenica! Domenica! Questo? Ma lo fate tacere questo? Ma chi? Domenica Piazza? No. Domenica! Domenica! Non è Domenica Campagna. E certo, lei era. Insomma, questo? Comunque lo dovete far tacere questo, eh? Subito. Ma capisciamo? Capisciamo? Che cosa si sono detti? Sarà portoghese. No, questo è un dialetto nostro. Dialetto vostro? E allora quello che parlate ora cos'è? E in italiota. Lo capiscerebbe anche un bimbetto. Appunto. In italiota. Brava bimbetta. Brava. Ah, Laura, adesso ti ci metti anche te adesso. Ma Marco, questo vuol dire che è tua figlia. Scusa, se ti sa... Sai, il papà mio, da quella trombolosi, non è mica tanto sano nel cervello. Gli danno anche la pensione e anche i soldi della compagnia mia. Almeno è la scusa, lui la scusa della trombosi ce l'ha. Chi li devo la settimana? Nulla. Senta, signor vicino, torniamo a noi, che prima la facciamo fuori questa storia e meglio è per tutti quanti. Insomma, mi volete dire... Chi è sta Domenica Campagna? Chi è? Tu chiedi a me chi è? Ma giù! No! Di là c'è sta una stanzotta bianca. Bianca. E dentro questa stanzotta bianca c'è sta una sedia. Ma su, com'è sta? Solo che tiene un buco! Ah, chi ho capito prima cosa servisette un buco? Allora mi sedotti! E facesti? Signor Virgilio, torniamo a noi, eravamo rimasti. Chi è questa Domenica Campagna? Chi è? Chi è? Sì. Domenica Campagna, giù no! Ada! Chi è? Certo, io chiedo, lo chiedo, sì, perché io conosco, anzi, conoscevo una Domenica, ma era sposata Piazza. Era la signora, me la lavo, Domenica in Piazza! E bravo, proprio costei era! Solo che il nome di essa fu me la lavo Domenica in Campagna! Certo, lei era in Campagna, E quello che dici io, è la stessa medesima! Me la lavo ce n'è sempre, no? Ma lei era sposata Piazza! Il mio marito volesse dicere che prima della Piazza era la moglie del Benegildo Campagna, che poi sarebbe stato suo zio. Lo zio di chi? Dai! Mio! Il Benegildo Campagna era lo mio zio! Che poi sarebbe stato un fratello dello Dante! Ecco. Tu hai capito quello? Ce n'è scritto sul foglio, che ti dicetti prima. Ma cos'era? Il
certificato di matrimonio? Proprio quello! Papà, non ti preoccupare, ho capito tutto io. Allora, te lo spiego io. La zia Domenica ha sposato prima di sposare il zio. Sì. Allora, prima di sposare lo zio Antonio Piazza, ha sposato un campagna. Quindi, se ho capito bene, tu sei nipote dello zio Antonio Piazza, mentre lui è nipote del Venergilio Campagna. Quindi, entrambi siete nipoti acquisiti della zia. Non capisci? La casa non è tua, è di me medesimo, della digiunone. Come sarebbe a dire che la casa non è mia? Thank you.
Aspettare? Ma te mi dici di aspettare? Ma che cosa devo aspettare io? Prima arrivano quello lì, Dante, quell'altro lì, Virgilio, quella lì, Giunone, eh? A casa mia trasformano questa casa in un girone dell'inferno. Poi arriva qua un prete a casa mia alle 8 di sera e tu vuoi dire che io devo aspettare? Io chiamo la polizia! No, guarda, aspetta, ma prima sentiamo cosa... Ma che polizia! Io lo so, prete, mica un ladro! Oh, e a me? Chi me lo dice che lei è un prete? Dai, mamma, sentiamo, lascialo parlare e sentiamo cosa vuol dire. Sì, anche perché papà, la mamma ha ragione, sentiamo un po' il reverendo che cosa ha da dire. Va bene, sentiamo che cosa vuole sapere. Ah, beh, così ci aiutasse a prendere la casa mia. Lei stia zitto, perché in quanto in italiano, proprio lasciamo parlare il reverendo, che invece parla in italiano, giusto? Intanto mi presentassi, il nome mio è Don Martino e del cognome Fon Campanaro, ma non lo dicetti quasi mai, perché se no la gente si mettesse a ridere. Scusi? Martino Campanaro? Proprio come l'oriolo della chiesa nostra. Ma insomma, lei Martino Campanaro, l'altra me la lavo, ma insomma, nel paese in quella valle ce n'è qualcuno che c'ha un nome normale oppure no? Mario, basta! Lasciamo parlare, sentiamo cosa da dire! Sentiamo! Allora, la faccenda state così. La famiglia di Virgilio, che è questa qui medesima presente, volesse da casa spettante, in quanto lui fosse nipote di me lavo domenica in piazza. Oh, d'anima! Ma che prete è questo qui che parla come loro? Ma scusi, lei dove l'ha fatto il seminario? Ma tu, sì? Ah, sì, ma sono passati tanti anni assai. Appena mi facettero prete a Roma, tornati al paesello e dovrei parlare come loro medesimi e farne in tempo. Se no in chiesa non ci venivate più nessuno e stavino tutto il giorno a giocare brisco e a rubare mazzetta. Sì, comunque veniamo al dunque per cortesia, eh? Dicere, che parlavano gli altri, eh? Basta! Ho detto! Ma insomma, ma lei cosa sta... Adesso cosa sta facendo? Io ho già... Allora, sentiamo, avanti. Su questo foglio e campagna furono sposati per 3 giorni. E poi lui fosse un colpo apocalittico. Ma che si doveva star lei? Perché era molto contento. Che non fa una grinza? Che stai dicendo? Non fa una grinza? Allora, un momento, Allora, noi medesimi, noi tutti, pensiamo che questa casa, era della zia che vivesse con Virgilio, che era un nipote anche lui. No, questo no, lo stabilirà il tribunale, questo, eh? Casa mia! Perché lei pensa, mi stanno facendo...
io sono un professore di italiano, io non mi posso confondere, non posso. Ma non se la prenda, anch'io so prete e pure parlarsi come vuole. Lei nella sua vita può fare quello che vuole, e per quanto riguarda me può parlare anche di un strungarico impervito. Taglio! Dai! Sentito domattino, dice che la parolaccia non me date l'ostia, sa? Basta, ho detto basta! Dice, amo, a dice, e poi parliamo noi altri. Recuperiamo la carica. Quindi voi, pensate che quando la zia rimase vedova, sposò lo zio Antonio Piazza, la mia zia Domenica era già vedova. Quindi questi 3 giorni di matrimonio non sono sufficienti per avere l'eredità in questa casa. Abbiamo capito? Ci si moriva piano piano. La zia Domenica non si poteva risposare perché non era vedova. E non mi chiami più bell'uomo, che mi piglio in giro? Ma non se la prenda, Virgilio dicesse così perché tutti al paesello nostro si chiamassero bell'uomo tra loro, parenti, amici, tutti. Allora, voi vorreste farci credere che solo perché la zia è stata sposata 3 giorni potete vantare dei diritti su questa casa? Mi sa che la zia non doveva morire così in fretta per avere diritto all'eredità. Quindi, in quei 3 giorni che è stata sposata, non contano niente. Sì, ne. Essa non era vedova. Non si poteva risposare. E ora basta. Se lo zio era morto, quindi la zia era vedova. Allora, quando Ermenegildo Campagna morse, bacia l'anima sua, fu lasciato nella cameretta, venne il dottore e disse che era morto d'un colpo apocalittico, ma che bisognava star lei, perché l'era molto contento e che l'avesse voluto fare anche lui la morte si bella. Quando piangette la domenica, lo vestì, lo pettinò e gli spruzzò i capi con un po' di profumo. E poi lo lasciò lì nel letto che pareva dormissete. Poi si accendette 4 cerchi e di grosso intorno al letto e s'andrete tutti via. E quando il giorno dopo si tornò per sotterrarlo, gli ceri erano finiti e non c'era più. Non c'era più! Ma chi? Il salmone del morto! Che dove è andato? Il salmone del morto! Sì.
paura, sa. Perché credete ai fantasmi? Ah, perché qui in città non c'è resta. Io non li ho mai visti, eh. Se vede che non ce vogliono far vedere. Ma anche lei crede ai fantasmi? E come? Una volta l'ho anche visti. Non bisogna scherzarci, sa. Ma insomma, questa storia si può sapere come andò a finire? Si aggira nella giovane testa di Laura,
certamente più lucida e obiettiva rispetto ai suoi genitori, ormai in una confusione mentale senza precedenti. Largo alle nuove generazioni se sanno coniugare idee originali e innovative con un passato ricco di tradizioni e credenze popolari. Forza Laura, ora tocca a te. Tocca a me. Oh, caspita. A proposito, vi fermate per cena stasera? Laura, ma che stai dicendo? Si sono mangiati tutto. Papà, tranquillo. Anche perché ormai è tardi e si possono fermare anche a dormire. Cioè, di là abbiamo tre stanze grandi e poi anche la casa. A proposito, vi fermate, vero? La cosa ci facesse tanto piacere. Che se ne siamo anche un po' scalcuzzi. E poi non ti dimenticasse della casa di noi altri nostri. No, questo lo stabilirà il tribunale. Papà, tranquillo. Anche perché, vedi, domani mattina ci svegliamo con la testina un pochino più lucida. Con quelli. Quindi risolveremo tutto. Sì. Mamma, accompagna i nostri ospiti alla casa. Che poi torneranno di qui per la cena. Cosa devo fare, Mario? Ascolta, fa quello che ti pare. Tanto ormai! Venite che vi accompagno nelle vostre case. E meno male che sono tutti a piano terra, perché con questa carrozzina... Un'idea per mandarli via definitivamente da questa casa. E come? A fucilate! Ma che è fucilate? Lo sai che questa gente sono superstizioni, quindi facciamo credere che in questa casa ci sono spiriti e fantasmi. Eh sì, ma come? Come? Semplice, dobbiamo ricordarci che i fantasmi arrivano... sempre a mezzanotte, no? Quindi noi inizieremo a muoverci in quell'orario, poi lo troveranno qui e risolvere un po' la situazione. Non mi sembra proprio una cosa... Allora, poi tu comunque fai parte di... Sì, lo so, lo sai che quando faccio parte di una compagnia teatrale di fantasia e di faccia tosta non me ne manca. Ah, beh, certo, e sì. Quindi vedremo di trovare una soluzione e andare via. Laura, ma è pericoloso questo? No, non è pericoloso. Anche perché dovremo avere l'aiuto della mamma e della nonna. E dobbiamo essere uniti per poter farli andare via. Anche perché sai benissimo che per legge loro hanno ragione. E quindi è soltanto questione di tempo, giusto? Tu fai fare a me, che vedrai che la cosa andrà bene. No, io non... Non sono convinto, non so Laura. Dai, stai tranquillo, vedi di che cerchiamo di essere uniti e vedrai che andrà tutto liscio come olio. Ma io non voglio perdere questa casa, e mai! Ascolta, diciamo quello che dico, vedrai. Cominciamo a chiamare la mamma e la nonna. Allora, l'acqua bolle. Cosa faccio? La butto la pasta o no? No, aspetta un attimo, nonna. Dobbiamo raggiungere il tavolo ben 4-6. Perché abbiamo degli ospiti, no? A proposito, quattro ospiti con 4 sedie e poi abbiamo anche un prete, lo sai che un prete come ospite? Un prete? Che prete? Ma è un prete di famiglia che dà semplicemente le spiegazioni. Un prete? Scidenti! Anzi, a proposito, anziché 4, 3 sedie, perché il signor Dante l'ha portato da casa, tranquilla. Ma io sono un professore, insegno in un liceo, ma vi rendete conto che situazione mi hanno messo? No, io penso che sia troppo pericoloso. Cosa ne dite? Aiutatemi voi a risolvere e uscire da questa assurda situazione. Thank you.
però immagino tuo padre parlare con quella gente. Penso, per un attimo mi è venuto che gli venisse un infarto, papà. Urlava come tanta nella giungla. Oh, mamma mia, veramente io avrei un po' di paura. Mamma mia, non è che sono pericolosi. Ma che pericolosi. Ma senti da che gente sono. Credono proprio a tutto. Pensa, quando eravamo a cena, mi sembrava essere ritornati al Medioevo. Comunque, dobbiamo tenerci al nostro piano e vedrai che fila liscio come tutto liscio come l'olio. A proposito, dobbiamo aspettare la mamma e papà che arrivano da un momento all'altro. E vedrai che bella botta di vita. Speriamo che non siano botte basta. Cerca di essere un po' ottimista. No. Dai, che ore sono? Ah, mezzanotte meno 20. Dai, ormai la mamma avrà quasi finito di truccare il papà. E vedrai che risultato, e ti immagini. Ma tuo padre è convinto? Ma proprio di profitto no, però pur di non perdere la casa e rimanere fra queste farebbe qualsiasi cosa. Però io sono convinta che il fantasma della zia avrebbe dovuto fare una donna. No, no, l'ho già detto. La zia Domenica, con la sua grande voce, faceva ogni video a Pavarotti, figurati. Papà mi raccontava che quando cantava il coro della chiesa, la zia la metteva tra i baritoni, immaginati un po'. Hai visto che è andata bene quella parrucca che usavo quando andavo al corso mascherato? Sì, l'ho vista. Questi capelli sembrano proprio veri. Mm. Senti, allora... Questi lenzuoli sembra che vadano bene? Sì, nonna, vanno perfettamente bene. Anzi, a proposito, ripassiamo un attimino il nostro piano. Va bene. Allora, quando arriva la mamma, ci infiliamo i lenzuoli, andiamo nelle camere da letto e facciamo aspettare i nostri ospiti. Loro verranno di qui, si fermeranno, noi li seguiamo e noi usciamo dalla cucina. Quando io spegnerò la luce, arriva papà, vestito da gran dame, vestito da zia Domenica, che si nasconderà dietro il paravento. Poi lo stereo è pronto, le casse acustiche che sono già pronte, che hanno gli effetti sonori che riproducono il temporale, due proiettori che producono i lampi e logicamente che li dirigo tutti io dalla cucina. Hai capito? Mm. Ma lo stereo è quello mio? Sì, nonna, è proprio tuo, ma non ti preoccupare, ho collegato il tuo al mio portatile. Oh, ma non è che si sciupa, perché dopo io ho le mie cassette di bar, come faccio a sentirle? Ma tranquilla, nonna, tranquilla, non si sciupa niente, stai tranquilla. Va bene, il piano mi sembra buono, speriamo che abbocchi. Ma sì, devo abboccare, non ti preoccupare. Laura, è tutto sì. A posto? Tutto a posto, ma papà, devo sottolineare. Allora, vedi che non c'è pericolo. Pensavate di esservi liberati di me, ma nemmeno per sogno. Ormai ho deciso di stare con voi anche questa notte e vedere cosa riuscirà a combinare questa intraprendente famiglia che non ha paura di mettersi in gioco pur di non perdere il possesso della casa. Certo che un professore di liceo vestito da grandama era dal tempo delle riunioni goliardiche universitarie che non si vedeva. Con quella parrucca poi... Narratore, non ti ci mettere anche tu per cortesia, senza commenti personali, continua a fare il tuo lavoro. Come siamo diventati permalosi in questa casa. Ormai non si può più aprire bocca, e se non apro bocca io che sono il narratore, vabbè, continuate pure. Papà, comunque, ripeto, sei proprio uno schifo.
pianto. Ma sei, guarda, sei, non ho parole. Suocera, non lo dica, si ricordi che io sono pur quello che la mantiene in questa casa, il capofamiglia, e che la mantiene da tanti anni in questa casa. Non è vero, io la mia pensione, io e la mia papà. È la Befana che mi provoca. L'ha chiamato Befana? Io sono la Befana? Sì. Ma ti sei guardato? Sei ridicolo, sei grottesco. Mamma mia. Pazzo. Papà. Non mi puoi strozzare. Perché? Perché mi dai del lei. A strozzare una persona bisogna dare del tu. Dai, Marco, smettila. Non hai fatto altro che brontolare mentre ti toccavo. Mamma, potrò anche... Via zitta lei una volta per tutte, ma potrò anche brontolare, no? Io sono a casa mia, potrò fare quello che voglio, sì o no? No, perché quando ce l'ho, e ce l'ho. Ma io lo dico. Comunque, il risultato è perfetto. Il trucco è proprio... risultato eccellente, mamma, complimenti, fate un ottimo lavoro. Ma veramente, io direi, no, quei due occhioni lì da cerchiato, non mi sembra, ma basta. Basta, perché se no lo smettiamo, piano vai in fumo, forza, dai, stiamo zitti. Mamma, papà, io la zia Domenica non l'ho mai conosciuta. Comunque, con quel fatto che gli piacevano questi enormi, questi bei vestiti da dama, tu sei proprio perfetto, ma era alta come te. No, era molto più basso e molto più brutta. Bruttissima. Io l'ammazzo questa. Mamma, per piacere. Insomma, basta, insomma, cosa devo fare? Allora, papà, lo spiego io. Allora, innanzitutto, noi andiamo di là e facciamo spaventare i nostri ospiti. Poi loro correranno di qua e tu ti metti dietro il paravento. Noi, quando io spengo la luce, tu uscirai e fai spaventare la gente. E logicamente, con la tua altissima voce, ti metterai qui e comincerai a gridare con proprio un bel vocione. Che ci fa tutta questa gente in casa mia? Che ci fa tutta questa gente in casa mia? E se lo vuoi? Scapperanno, siamo elevati, non ti preoccupare. Ah no, lo scappa a noi. E se non scappano neanche stavolta? Allora, papà, con questa grande voce si mette qua e dice: andate via, scappate, andate via da questa casa. E se ancora non scappano, cosa dovremmo cercare un'altra via? E diventano un altro piano. Su. Improvvisiamo. Comunque, che ore sono? Mezzanotte, 4 minuti. Bene, allora, papà, tu vai dietro il paravento, mamma e nonna, mettiamoci nel fuoco. Papà, calma. Perché mi raccomando, loro sono molto superstiziosi, quindi a mezzanotte precise loro escono i fantasmi, quindi anche noi dovremo uscire. Bene? Bene. Ma Canna, non abbiamo ancora deciso la divisione delle camere. Ah, caspita, è vero. Allora, io andrò da Dante e da Giunone e Virgilio. La nonna va da Dante e invece la mamma va dal prete. Ciao. Com'è che possiamo fare che vado io dal reverendo? È una vita che voglio mettere paura a un prete. Se la mettiamo così. Allora, quindi facciamo così: tu vai dal padre e lui vai dal prete. Ma fidi un po', perché ce ne sono morte con questi preti. Un giorno te lo dirò. Beh, insomma, allora muoviamoci, andiamo. Facciamo in fretta. E che Dio ce la faccia in buona. Coraggio, andiamo. Thank you.
una guarita all'Ipes, ti devono la pensare, ma spiriti benevoli! La trombolosi? O c'è mai stata? 5 anni fa, Svienzi è cascato in Ettino, onde si pesticchiava il buco. E quando rinviensi, mi viesse l'idea. Ed allora, smettotti di lavorare. E facetti l'invalido a tempo pieno. Riconosciuta da Dante, però che farà brutto quel Dante,
truffare così lo Stato fingendosi vittima di una trombosi che gli ha provocato la paralisi. Ma la cosa peggiore è che lo sanno sia suo figlio Virgilio che sua moglie Giunone. Ma ora andiamo avanti con la nostra storia, perché le sorprese non sono ancora finite. Ehi voi laggiù, sveglia! C'è da me una ragione? Certo, anzi a tutti voi. Forza, svegliatevi e fate il vostro lavoro. Colpo mi viene in mente,
Perché parlava di
non voglio assistere a spargimenti di sangue. Me ne vado in cucina a fare uno spuntino. Suocera! Non mi puoi lasciare nel momento del bisogno, non mi puoi lasciare. E adesso perché mi deve tu? Così ti posso strozzare. Mario! E voi volevassete ingannarci con i fantasmi vivi? Non lo sapete, che pericoloso! Se l'accorgino, vi, se vedino, vi carbonizzino tutti e diventate neri, neri come la galleria dell'Utreno. E poi non si facete così, quasi parenti fumo. Parenti? Parenti? Parenti di chi? Perché è davanti a Domenica, no? Domenica! Domenica! E basta, e fatelo tacere questo. E adesso parliamo un po' d'affari, eh? Affari? Che affari? Digliene, digliene, di 3, 4, 5, ma digliene! Adesso voi facete le valigie e volessete andare via da qua in questo medesimo istante. Andar via? E dove dovremmo andare noi? No, dove volessete? Allora noi non possiamo andare via. Questa è casa nostra. E poi dove andiamo? Allora io chiamassi i poliziotti e raccontassi la storia di come provasti a ingannarci coi fantasmi finti. Sono un professore di liceo. Non potete rovinare così la mia reputazione. Tranquilli. Anche perché devo chiedere io scusa a nome di tutti. L'idea è stata mia. E brava l'inverno. Ecco qua l'inatteso epilogo di una vicenda a dir poco sconcertante che ha coinvolto due famiglie in lite per un'eredità contesa. Certo che l'intreccio di situazioni è così fitto che è difficile trovare il bandolo della matassa, e tutto per colpa di una donna che ha pensato bene di risposarsi senza essere vedova. Eh sì, l'hai fatta grossa, cara zia Domenica. Certo che a vedere le due famiglie qui riunite si può pensare che forse potrebbero anche convivere. Convivere con questi trogloditi, ma non mi passa neanche per la mente. Silenzio, ho detto, non ho ancora finito. Volete andare via, se no chiamo i poliziotti, eh? Silenzio. Certo che con questa situazione non è possibile trovare un punto di accordo, ma vediamo come finirà questa storia. Cascatti nel Tido, onde si pesticchiava l'uva. E quando rinviensi, mi viense l'idea. Ed allora smettotti di lavorare.
e facetti l'invalido a tempo pieno. Bene, io lo sapevo, l'avevo immaginato che lei era un falso invalido, quindi ecco perché correva così forte. Vabbè, non è invalido, la marmita è San Crispino, ora ci arrestino tutti. Oh, io non sapete nulla della presenza. Quindi a questo punto facciamo due conti. Signor Dante, non voglio farmi gli affari suoi, ma lei quanto prende di pensione al mese? Dai, lo dica, forza. Un milione. Siamo sicuri? Quanto prende? Uno e due. Uno e due, che moltiplicati per 12 fa? 15.000. Grazie Laura, che moltiplicato per 5 fa? 75 milioni. Mamma. Bravi, quindi a questo punto un po' di annetti di carcere, prigione e a tutti quanti, perché siete tutti complici. Bene, signor Virgilio? Io non c'entrassi. Sì, tutti non c'entrano qua. Signor Virgilio? Cosa facciamo? A pensarci, sarà migliore che tornassimo in campagna. L'aria della città ti si intrufola. E i parloni che non ce ne manco da respirare. Ora andassimo via in questo istante medesimo. Sì. La polizia non la chiama più, signor Virgilio? Andiamo. Sì, andassimo via, cammello. Ma se io scommessimo andare via così, mi chiudi. Quando a pedano ce ne andassimo al paesello nostro, oh mamma mia. Ma solo con la camisella? Dicete una parolaccia, non mi date l'ostia. Ma non me ne frega niente dell'ostia.
giusto. Nonna, mi puoi dire perché ce l'hai subordinato con i preti? Allora. Me lo devo proprio dire. Sì, 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 lo vogliamo proprio sapere. Me lo devo proprio sapere. Ma io è tanto che ho questo segreto. Mamma, ma così mi fai paura. No, no, niente paura. Ma tu la sai, lo sapete la mia storia. Che storia? Quale storia? Di quando tu... Io? Fossi concepita. No. Yeah.
per ritrovarti la casetta. Erano 10 anni che la cercavo. E ora non la lasciotti mai. Eri in pista a chiamarti Pierotto. Faccio da me vedere.